Dal Vangelo di Luca. In quel tempo i due discepoli che erano ritornati da Emmaus narravano agli undici e a quelli che erano con loro ciò che era accaduto lungo la via e come avevano riconosciuto Gesù nello spezzare il pane. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma, ma egli disse loro: «Perché siete turbati e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io. Toccatemi e guardate, un fantasma non ha carne e ossa come vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?». Gli offrirono una porzione di pesce arrostito. Egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni». Sorelle e fratelli carissimi, la buona novella di questa terza domenica di Pasqua vi raggiunge dalla Chiesa dell'Assunta a Castelfrentano. In essa è conservata una statua di Gesù risorto, che nel Vangelo vediamo apparire per la terza volta ai suoi discepoli. Questa statua di Gesù risorto, che vedete alle mie spalle, è stata realizzata da un artista di Atessa, Gabriele Falcucci, nel 1874. E questo artista, fra l'altro, era anche sordomuto. Ne ha realizzate tre di queste opere. Questa, forse la più bella delle tre, è conservata qui, in questo nostro paese. Il racconto delle apparizioni di Gesù si ripete per tre domeniche consecutive, proprio perché Gesù vuole darci la certezza che egli è risorto da morte e che vive per sempre e che per sempre sta in mezzo a noi, non solo nella mente e nel cuore di ciascuno di noi personalmente, ma sta in mezzo a noi come comunità, quando ascoltiamo la sua parola, quando ci nutriamo del sacramento dell'Eucarestia, quando facciamo esperienza dell'amicizia fraterna, riunendoci nel suo nome. Non è lui che si è allontanato o che ama giocare a nascondino con noi. A volte sono i nostri occhi che fanno fatica a riconoscerlo, perché abbiamo altre cose nella nostra mente, un po' come le donne che al mattino di Pasqua andavano al sepolcro convinte di trovare un cadavere e di doverlo semplicemente ungere e invece, in modo sorprendente, trovano la tomba vuota, la pietra rovesciata e, a seconda dei Vangeli, un messaggero del cielo che dice che Gesù è risorto, che non si deve cercare fra i morti colui che è vivo. Nel Vangelo di Marco, come abbiamo ascoltato la notte di Pasqua, è un giovane in bianche vesti che dice questo alle donne. Nel Vangelo di Matteo è un angelo che, dopo un terremoto che ha rovesciato
la pietra dal sepolcro, dice la stessa cosa alle donne. Nel Vangelo di Luca sono due giovani in bianche vesti che dicono la stessa cosa alle donne. Ognuno mette in evidenza un aspetto, un particolare, ma tutti sono concordi nel dire che Gesù è risorto, che non va più cercato fra i morti, che egli è vivo per sempre. E il fatto che in tutti e tre i Vangeli queste persone che vengono dal cielo sono in vesti splendenti, in vesti bianche, vogliono dirci, con il linguaggio simbolico della Bibbia, che appunto loro vengono da Dio, che le loro parole sono veritiere, che ciò che stanno annunciando corrisponde con la realtà. Non è semplice accettare la risurrezione di Gesù. Paradossalmente è ancor più difficile che accettare la morte in croce di Gesù. E infatti, quando le donne tornano dagli apostoli e dagli altri discepoli e dicono che hanno visto Gesù, nessuno ci crede. Accusano le donne di aver avuto delle allucinazioni. Giovanni, Pietro vanno a controllare ciò che le donne avevano detto e trovano anch'essi la tomba vuota, ma non è facile per loro credere. Poi nel pomeriggio della Pasqua Gesù appare compagno di viaggio ai due discepoli che tornano verso Emmaus, i quali inizialmente non lo riconoscono soltanto allo spezzare del pane, e a posteriori si rendono conto che il loro cuore ardeva ascoltando le parole che Gesù diceva loro, ascoltando le spiegazioni di Mosè, dei profeti, dei salmi che Gesù faceva loro, rivelando il segreto delle sacre scritture, e cioè che il destino di una vita donata per amore non è la tomba, non è il sepolcro, ma è la vita eterna, è la vita dell'Eterno. Questo accadrà anche a me, accadrà a ciascuno di noi se ci facciamo discepoli del Signore e smettiamo di cercarlo fra i morti e iniziamo a cercarlo fra i vivi. Iniziamo a cercarlo presente in mezzo a noi nella parola che viene proclamata, nei sacramenti che celebriamo, nell'esperienza della condivisione fraterna e amichevole che facciamo quando ci riuniamo nel suo nome. È proprio per noi, così come per i cristiani delle sue comunità, che Luca racconta queste cose e mette in evidenza la difficoltà a credere dei discepoli e degli apostoli, e mette in evidenza come gradualmente, un po' per volta, Gesù fa capire loro che egli è davvero risorto, che non è un fantasma, che non è uno spirito, ma che è davvero il vivente. Infatti, quei cristiani a cui Luca scriveva, come noi, non avevano avuto la possibilità di conoscere fisicamente Gesù e potevano fare esperienza del suo stare in mezzo soltanto nella comunità, soltanto nell'ascolto della parola, soltanto nella celebrazione dei sacramenti. Ed è anche per questo che sempre nelle sue apparizioni Gesù utilizza un saluto: pace a voi, che è lo stesso saluto con cui iniziano le nostre celebrazioni eucaristiche, specialmente quando le presiede il Vescovo. È lì, nella celebrazione vissuta dalla comunità riunita, che più di ogni altro momento noi possiamo fare l'esperienza di Gesù. E siccome anche noi, come i greci ai quali Luca scriveva, spesso abbiamo una visione dell'uomo non unitaria,
come gli ebrei, che credevano nella persona come un tutt'uno di anima e di corpo, ma abbiamo una visione dualistica che ci viene proprio dalla filosofia greca, per cui spesso pensiamo il corpo come una prigione per l'anima e la morte come una liberazione per l'anima, Luca mette in evidenza che Gesù risorge realmente, che è il vivente in anima e corpo, non materialmente, ovviamente. Il suo corpo è il corpo di un risorto, così come saranno corpi di risorti i nostri corpi dopo la risurrezione, ma è realmente risorto. Per questo Gesù dice: vedete, toccate, datemi da mangiare, proprio perché possiamo renderci conto della realtà della sua risurrezione, della verità della sua risurrezione. Infatti i greci conoscevano la possibilità per l'anima di sopravvivere al corpo. Le opere classiche dei greci, a cominciare da quelle di Omero, passando per le opere filosofiche di Socrate, di Platone, testimoniano la presenza degli spiriti che, quasi come dei fantasmi, potevano apparire ai viventi. A Ulisse appare lo spirito di Achille, lo spirito di Aiace e di altri guerrieri greci. Ad Enea appare lo spirito del padre Anchise, ma questi spiriti non potevano essere toccati, non potevano essere abbracciati, perché appunto erano come spirito, come fantasmi. Gesù invece dice: venite, vedete, toccate, datemi da mangiare, proprio per evidenziare la netta differenza con questi spiriti, proprio per evidenziare la realtà della sua risurrezione. E poi, come domenica scorsa, nel Vangelo di Giovanni, in cui Gesù aveva detto a Tommaso: vieni, metti le tue dita nelle ferite delle mie mani, metti la tua mano nel mio costato, oggi Gesù dice: mettete le vostre mani nelle ferite delle mie mani, mettete le vostre mani nelle ferite dei miei piedi. Anche questo ci sembra strano. Noi le persone, come già dicevamo, le riconosciamo dal volto. Nei nostri documenti di identità c'è il nostro volto, non le nostre mani, il nostro costato o i nostri piedi. Ma allora perché Gesù dice agli apostoli e ai discepoli di guardare le mani, di toccare le ferite, di guardare i piedi, il costato? Perché le mani, i piedi, il costato sono espressione della sua identità. Le mani di Gesù, come dicevamo già domenica scorsa, sono le mani di Dio che accarezza i bambini, sono le mani di Dio che guarisce i malati, sono le mani di Dio che riportano a vita i morti. Le mani di Dio sono le mani che compiono prodigi, che compiono meraviglie, che compiono sempre e solo il bene. Così devono essere le nostre mani, perché siano le mani di uomini e donne risorti nel Signore risorto. E il cuore squarciato per amore, il costato aperto dalla lancia, è il simbolo proprio di una vita che si fa dono, di una vita che non trattiene nulla per sé, ma che offre tutto agli altri. E i piedi di Gesù ci danno testimonianza di un cammino che parte da lontano. San Paolo ci dirà che Gesù era Dio, ma non ritenne un tesoro geloso il suo essere Dio, ma venne nel mondo, si è fatto uomo e è vissuto come ciascuno di noi, passando anche attraverso la morte. La morte non ha potuto trattenere i piedi di Gesù. Essi hanno attraversato la morte e la tomba, hanno attraversato il sepolcro per aprirci la strada verso la vita vera ed eterna.
E del resto Gesù, fin dai primi momenti della sua vita pubblica, ha invitato gli apostoli e i discepoli a camminare, a seguirlo, a mettere i nostri piedi lì dove li aveva messi lui. Venite, seguitemi, vi farò pescatori di uomini. Chi mi vuol servire, mi segua. Chi mi vuol seguire, prenda la sua croce ogni giorno e venga dietro di me. I nostri piedi, come i piedi degli innamorati, come i piedi di Gesù, Dio innamorato dell'umanità, devono essere sempre in movimento, devono andare sempre verso l'altro, devono essere in uscita, come direbbe Papa Francesco. Questo è il messaggio per noi e di questo noi dobbiamo essere testimoni. Dopo aver fatto l'esperienza di Gesù che sta in mezzo a noi, nella parola ascoltata e spiegata, nell'Eucarestia condivisa, nell'amicizia che ci lega gli uni agli altri. E anche dopo aver fatto una piccola riflessione per accettare le nostre ferite. Gesù risorto ha ancora i segni delle ferite. Non è un altro Gesù, è il Gesù che ha patito, il Gesù che ha sofferto, il Gesù che è morto, ma che ha sconfitto tutti i patimenti, la morte, risorgendo a vita nuova. Davvero diventiamo annunciatori con le parole, ma soprattutto testimoni con la vita di questo Gesù che è risorto e che vuole che ciascuno di noi in Lui sia risorto attraverso il dono del suo spirito d'amore e di vita.